Giovanni Semi, buongiorno. Buongiorno a tutti e tutte, buongiorno. Buongiorno e benvenuto, benvenuto qui nel posto delle parole. Ricordiamo Giovanni Semi, sociologo, insegna all'Università di Torino ed è autore di un saggio molto importante e particolare perché ci permette di entrare in dialogo con quello che è il tessuto urbano, ma il tessuto urbano non è fatto solamente di case, di spazi, è fatto anche di persone, soprattutto di persone. Il suo libro è Edizione Il Mulino e Gentrification, tutte le città come Disneyland, punto di domanda. Ma Giovanni Semi, al Forum della Lettura di Torino, che cosa racconta? Ma parlerò del passaggio da una città che ricostruisce il proprio centro storico, lo rende più bello, più attrattivo, più interessante, più vivo, però per fare questo, diciamo, seleziona i propri abitanti, i propri residenti e anche i propri utilizzatori. E quindi in una certa maniera sceglie anche chi non è il proprio residente medio, chi non è il proprio utilizzatore medio. E questo non residente medio, non un utilizzatore medio, rischia di finire verso la parte esterna della città, che non è necessariamente geograficamente posta all'esterno del corpo urbano, però diciamo è sicuramente posta ai margini, quindi è tagliata un pochino fuori dall'offerta culturale, tagliata fuori dall'offerta residenziale e quindi insomma, rischia di pagare un pochino i costi di quella che alla maggior parte della popolazione sembra viene valutata positivamente come una riqualificazione. Ecco. E in termini culturali, Giovanni Semi, in termini sociologici, questo aspetto di selezione degli abitanti e questa marginalizzazione, che cosa comporta? Beh, comporta c'è un linguaggio escludente molto sottile. Io faccio sempre un esempio che secondo me calza abbastanza. È chiaro che persone come me, come molti degli ascoltatori, come lei, che si pensano cosmopolite, che sono cosmopolite e quindi hanno uno stile di vita, hanno dei gusti culturali, per cui come dire, sono abituate a viaggiare, sono abituate magari anche a conoscere più lingue, quando vedono una scritta su un evento che magari è in inglese, che magari ha un registro ironico o che magari fa riferimento a mode del momento, la capiamo. Ci è comprensibile, è un linguaggio che traduciamo rapidamente e in qualche maniera crea una sorta di comunanza. Per esempio un riferimento alla cultura bio o organica o a certe forme di cura del corpo, che ripeto, fanno parte di un linguaggio, di un lessico comune, tipicamente cosmopolita, che non è un negativo in sé, intendiamoci, però indica una comunità di parlanti che coglie quel messaggio. Ecco, c'è tutta una parte di città che è ampia, però molto ampia, anzi è la maggioranza, che magari non ha tutti gli strumenti per cogliere quel linguaggio, che non ci vede qualcosa di interessante, diciamo, per cui quel messaggio non è rivolto. Quindi, per esempio, un reading di lettura, tarato per un pubblico molto specifico è sì un fenomeno interessante, è sì una cosa a cui io partecipo, diciamo, come autore, come lettore, però non include una parte importante della popolazione e se il centro storico, le istituzioni culturali del centro storico giocano a produrre costantemente questo tipo di esperienza urbana, è come se stessero dicendo il centro storico è per te e non per te, non so come dire, seleziona, taglia. Certo, seleziona, taglia, però quando le istituzioni non dovrebbero selezionare, ma dovrebbero trovare il senso della comunanza, della convivenza, no? E della consonanza tra i vari gradi di cultura, no? Perché il compito delle istituzioni è anche far fare un passo avanti. Lei, Giovanni Semi, da un punto di vista della sociologia, questo aspetto che lei ci ha raccontato è un aspetto molto importante che fotografa necessariamente il presente, ma in che modo questa realtà urbana può condizionare il futuro? Perché se questa realtà urbana condiziona il futuro per forza di cose è già tracciato, cioè è un futuro dove la marginalizzazione è sempre più presente. Sì, il rischio che vedo io in questo momento è doppio.
da un lato c'è un rischio culturale di omologazione, omologazione in alto, per cui i centri urbani tendono a somigliare tutti a se stessi in maniera molto forte, perché in realtà l'offerta culturale che c'è, che ripeto è quella che descrivevo prima, è però un po' tutta uguale a livello planetario. E questo è un primo rischio, perché di solito le città avevano questa grandissima caratteristica di essere molto particolari, molto diverse fra di loro, ed era una delle ragioni che le rendeva interessanti. Quindi questo è un primo aspetto. Secondo altro aspetto è che appunto a furia di periferizzare, di scaricare sull'esterno linguaggi, persone, attività, questo non fa che generare quella faglia che adesso vediamo, che adesso cominciamo a vedere. Vi faccio di nuovo un riferimento che secondo me è importante, è questo dibattito pubblico che c'è in Italia da un po' di tempo tra appunto questa popolazione colta e cosmopolita, di cui insisto facciamo parte, e il resto del mondo, che viene invece descritto da noi però come analfabeti funzionali, gli hater, quelli che si esprimono sui social in maniera inappropriata. Ecco, questa produzione, questo scarico su tutti questi altri, che però insisto sono la maggioranza numericamente, dello stigma di analfabetismo di ritorno, di analfabetismo funzionale, secondo me dal punto di vista democratico, urbano da un lato e democratico dall'altro, è un problema drammatico, perché è come se ci stessimo autoconvincendo che questo tipo di città, questo tipo di offerta culturale, questo tipo di noi è qualitativamente, è moralmente superiore al resto, che invece ne dipingiamo come appunto scarico, marginale, analfabeta. E questa è una faglia che è di classe e che secondo me è drammatica. Certo che è drammatica e quindi ha bisogno di essere compresa nella sua estrema complessità. Spero di non saltare di palo in frasca, Giovanni Semi. Proprio in questi giorni, mentre stavamo preparando alcune conversazioni dedicate al forum che si svolgerà a Mantova nei prossimi giorni, dedicato al verde urbano, no? È un incontro molto importante a livello internazionale gestito insieme con la FAO. C'è questa teoria che non si deve più badare alla periferia, lì si parla dal punto di vista del verde urbano, no? e delle spese e dell'organizzazione, non si deve più badare tanto alla periferia quanto spostare la città sempre nel centro, per una somma di ragioni organizzative, di costo e anche di vivibilità dal punto di vista della funzionalità, e soprattutto la cosa che mi ha fatto specie è soprattutto anche dal punto di vista della cultura e della fruizione culturale. Lei invece ci sta dicendo che tutto questo non succede. No, io dico che purtroppo questo è già successo, nel senso che abbiamo già riempito i centri di istituzioni, di eventi, di visibilità, e questo ha fatto bene ai centri, che infatti nella maggior parte delle città italiane sono, rispetto a 20 anni, 30 anni fa, sono tirati a lucido, sono vivi, sono interessanti, però ha gettato grandi spazi di invisibilità, di buio su tutto quello che non è centro. Allora, non dico che necessariamente il non centro, cioè tutto quello che è al di fuori da dove saremo domani, necessiti di eventi, di fiere, di come dire, offerta culturale. Dico che è un'area molto vasta della città, molto più vasta del resto, che ha bisogno innanzitutto di elementi di base, ha bisogno di strutture, di infrastrutture sociali, ha bisogno di biblioteche, ma ha bisogno di parchi, ha bisogno di illuminazione, ha bisogno di mobilità, ha bisogno di servizi, ha bisogno di lavoro, ha bisogno di reddito, e che poi questi strumenti qua, queste infrastrutture sociali, che poi era il compito universalistico degli attori pubblici, no? Integrare la popolazione sempre di più con gli strumenti classici, che sono appunto lavoro, reddito, integrazione sociale. Quel meccanismo là poi tira dentro queste popolazioni anche al resto, i libri, la cultura, gli eventi, ma se prima lo stomaco non è pieno, semplicemente accusare quella popolazione là di non essere consumatrice di festival, di jazz,
o consumatrice di libri, dire mentre noi leggiamo 20 libri all'anno, quelli non ne leggono neanche uno, ci dovremmo chiedere chi sono quelli, dove abitano quelli, quali sono le condizioni materiali all'interno delle quali vivono e poi che tipo di politiche fare per riagganciarli a questo tipo di vita urbana, non stigmatizzarli, ecco. E la politica ovviamente rispetto alla periferia, lo possiamo constatare dal punto di vista delle istituzioni, ha veramente mai tenuto in considerazione, o sempre tenuto in considerazione a livello spesse volte elettoralistico, il tema della periferia, e sappiamo bene quanto la periferia oggi esprima un disagio, e se la politica non è capace a intercettare, a essere in dialogo con questo disagio, che è un disagio molto forte, basta percorrere le periferie, si sente l'aria che si respira, credo che sia importante. Lei diceva bene che prima bisogna avere la pancia piena e poi pensiamo al resto, perché bisogna essere anche pratici e uscire, per così dire, da una strategia di comunicazione fatta di belle parole. Bisogna impegnarsi. E secondo lei la politica in che modo oggi è capace a rispondere a questi bisogni della periferia? In questo momento non lo è. In questo momento la politica è molto consapevolmente, molto selvaggiamente, molto rapacemente sta usando la periferia, ma insisto, peraltro la periferia non è un luogo geografico, no? La periferia è tutto ciò che non è la centralità, quindi la periferia è tutto ciò che non è l'integrazione, per dire, e la sta usando in maniera molto consapevole come terreno di caccia di consenso politico, agitando gli spettri che conosciamo bene, il pericolo dell'immigrazione, il degrado, la criminalità, e sta costruendo attorno a questa massa molto importante di elettori un sentimento di paura che poi sfrutta a proprio piacimento. Quindi quando fa comodo la periferia è un enorme serbatoio di voti molto interessante, ma rispetto ai quali l'atteggiamento della politica attuale è molto cinico, solletichiamo le vostre paure, recuperiamo i vostri voti, e dopodiché non risolviamo però la base dei problemi che legittimamente vi possono impaurire, perché anche svilire il sentimento di insicurezza delle popolazioni periferiche dicendo si ingannano, non capiscono qual è il vero problema, è parte del problema, cioè non dico che debbano avere paura degli immigrati, perché assolutamente non è questo il caso, però dico che buona parte delle persone che abitano in questi contesti sicuramente hanno capito che dal punto di vista delle loro chance future di migliorare le proprie posizioni economiche e sociali sono diminuite queste chance. Quindi c'è una grande parte della popolazione italiana che in questo momento sta chiaramente esprimendo un grosso timore per il futuro. E allora a questa popolazione noi dobbiamo rassicurarla, noi dobbiamo rassicurarla con dei fatti, cioè dobbiamo rassicurarla ancora una volta con lavoro, reddito, sostegno, integrazione, non con spettri. Il suo libro, il saggio edito dal Mulino Gentrification, tutte le città come Disneyland, da questo punto di domanda è un punto di domanda importante. Ecco, mi chiedevo, mentre lei parlava poco fa a proposito della politica, ma c'è stato qualche politico che a fronte della lettura di Gentrification, che è un libro importante e utile anche per la politica, le abbia fatto sentire la sua opinione? Domanda molto perché penso, provocatoria. Perché penso che no, ma non è una domanda provocatoria, perché penso che quel saggio Gentrification sia sulla base di quello che lei ci ha detto poco fa e anche sui molti temi elaborati in questo saggio, sia utile alla politica per avere uno sguardo sul senso dell'urbanità attuale e futura. Guardi, il libro ha avuto un doppio binario, non lo dico per autoincensarmi, è stato nell'ambito della saggistica italiana è stato un piccolo caso di successo, nel senso che ha venduto molte copie, molte più copie di quanto l'editore stesso si aspettasse.
quindi è stato oggettivamente un successo, è uscito 3 anni fa, ne continuo a fare presentazioni in giro per il paese, intervengo in radio come state sentendo, quindi il libro è andato molto bene, quindi ha intercettato moltissimi pubblici. Dal punto di vista della politica, no, non ha intercettato dibattito politico più di tanto. In certi casi, cioè, chi mi ha interpellato e con chi ho parlato sono stati i movimenti sociali per il diritto alla casa, che in diverse città italiane hanno letto questo libro e ci hanno trovato degli elementi interessanti di riflessione. Quindi io sto molto dialogando con i movimenti sociali, perché sono gli unici che in questa fase storica hanno capito che la questione urbana è una questione sociale e quindi è un problema da risolvere. Quindi la politica, diciamo, la politica istituzionale non sembra interessata a questo tema. E questo spiega, non istituzionale, sì. E questo spiega come la politica stia cambiando, se i movimenti sociali riescono a comprendere questo registro, questo sguardo, vuol dire che forse la politica, oserei dire la nuova politica, nasce proprio dal da questi movimenti sociali che sono capaci di reagire anche alle idee degli intellettuali, a un saggio come Gentrification e così via. Negli anni 60-70 andò così, e quindi se fossimo in un quadro novecentesco le direi probabilmente sì, nel senso che potremmo essere in una situazione di avanguardia e che in qualche maniera c'è un tessuto urbano che è sensibile a questi argomenti, che lo porta avanti, che lo volgarizza, che lo rende più diffuso, e a quel punto la politica istituzionale prima o poi lo raccoglie. Però siamo in un quadro post-novecentesco, in cui, ripeto, lo stacco tra movimenti e politica istituzionale è molto molto forte, in cui la politica rappresentativa, come dicevamo prima, non è granché interessata a argomenti razionali e a dibattito pubblico informato, ma più che altro è interessata a slogan e a pipillare la pancia dell'elettorato. Quindi io non sono tanto ottimista da questo punto di vista, cioè se fossimo davvero nel Novecento le direi sì, forse siamo all'alba di un qualche discorso pubblico. In questo momento mi sembra che stiamo andando un po' nella direzione opposta. Gentrification è una parola complessa che necessariamente, per chi non la conoscesse, deve entrare in dialogo. Che cosa racconta gentrification, questa parola, Giovanni Semi? Ma guardi, l'etimologia è un'etimologia un po' beffarda, perché la collega che lo inventò negli anni 60 in Inghilterra stava prendendo in giro sostanzialmente i nuovi parvenu urbani che tornavano in città dopo un paio di generazioni in cui erano stati a vivere nei sobborghi inglesi, e trovavano degli elementi interessanti, dicevano: ah, belle queste architetture, bella questo quartiere con un senso di vicinato, e li trattava, gli dava della gentry. La gentry nel 600 era la piccola nobiltà terriera inglese, che era quella di acquisizione, che si era comprata i titoli nobiliari, e quindi insomma gli dava dei parvenu. Quindi ha questa idea beffarda di questo tipo di abitante urbano che torna nel quartiere popolare e dice: sto, guarda, è interessante come vivono i poveri, come vivono. E lo fanno però in un momento in cui in realtà il quartiere popolare è già finito, in realtà i poveri sono già pochissimi, in cui la popolazione marginale è già scomparsa, e quindi cominciano ad apprezzare le architetture e questi aspetti qua. Quindi nasce con un'ottica beffarda, poi però c'è un dibattito che va avanti dagli anni 60 nel mondo anglosassone su questo concetto, e arriva fino adesso, non ci abbiamo messo 50 anni per recuperare, diciamo, e adesso però ha un significato molto più ampio, che non è nemmeno più quello beffardo, ma che ha a che fare con quel tipo di città che viene prodotta per utenti progressivamente più facoltosi, ecco. E quindi pensa un po' di più alle fasce superiori della popolazione e molto meno a quelle inferiori. I luoghi in cui noi viviamo sono luoghi che raccontano di noi e viceversa, però oggi, in un momento in cui, e questo è ben raccontato anche in Gentrification, edito dal Mulino, un momento in cui la digitalizzazione sembra un'apertura rivoluzionaria verso il nuovo, in che modo la parte digitale ci può aiutare a comprendere meglio lo spazio in cui viviamo? Ma anche qui è un'arma a doppio taglio, diciamo, sia i nuovi media che in generale la rivoluzione digitale
non è né buona né cattiva, sono strumenti. Però per esempio se penso alla pervasività delle piattaforme e quindi alle applicazioni legate alle piattaforme, quindi qui sto parlando di Amazon, sto parlando di Airbnb, sto parlando di Uber, sto parlando di Foodora, di Glovo, cioè di tutto quell'insieme di economia digitale che consente la disintermediazione, cioè la scomparsa degli ordini intermedi che per esempio sono le attività commerciali classiche, che sono le librerie di quartiere, giusto per rimanere sul tema di domani, che sono appunto i servizi di trasporto pubblico e così via. Beh, quel tipo di trasformazione digitale ha degli effetti di cambiamento veloce e radicale delle nostre città. In certi casi toglie, in certi casi aggiunge. Per esempio, Amazon sta letteralmente distruggendo tutto il settore librario, perché come lei saprà e come sapranno gli ascoltatori, in molti casi è molto più comodo, anche se è molto pigro come ragionamento, ordinare un libro su Amazon e farselo spedire che non uscire di casa, andare in libreria e comprarlo lì. Questo però ha degli effetti veramente devastanti su quel settore. In altri casi, per esempio sulla circolazione del cibo a domicilio, in realtà questo sostiene una offerta e diversificazione di offerta commerciale alimentare in città. Quindi di nuovo è un'arma a doppio taglio, però incide fortemente sulla forma urbana, perché scompaiono i rider in bicicletta, scompaiono le librerie, scompaiono tutta una serie di servizi tradizionali. E quindi è una fase interessante, dal punto di vista sociologico è una fase interessante, perché è una fase che richiede molto lavoro di ricerca, molta osservazione, molta comprensione. E sui comportamenti dei cittadini richiede di nuovo molto, molto impegno, secondo me. Perché una cosa che sicuramente stiamo perdendo rispetto a quel mondo pre-digitale è un fattore di rischio, ma rischio nel senso buono del termine. Cioè, quando andavi in un ristorante, provavi un ristorante senza aver letto le 1000 recensioni su TripAdvisor poco prima, rischiavi un contatto, una scoperta, poteva andarti bene, poteva andarti male. Quando andavi in una libreria a cercare un libro senza avere l'applicazione che ti suggerisce sulla base del tuo stile di consumo precedente cosa da leggere, rischiavi di incontrare un nuovo autore, rischiavi una relazione col libraio. E così via. Tutti questi rischi, che però erano veramente il senso stesso dell'esperienza urbana, no? Di tentare, di provare, di scoprire, con le piattaforme si appiattiscono. E questa secondo me è una grossa perdita culturale. Cioè faccio l'ultimo esempio, sto forse parlando troppo. Prego, prego. Una delle cose che spiega perché Uber, che da noi non è arrivato perché è stato sostanzialmente ucciso dall'Unione Europea in sede legislativa, ma che all'estero è molto diffuso e molto potente, è che le persone sono contente di non dover negoziare con il tassista il prezzo della corsa, di non dover dare la mancia, cioè di sapere in anticipo qual è la cifra e quindi di non doversi neanche giocare la relazione col tassista. È una cosa molto impersonale, per cui io ce l'ho già sull'applicazione, so quanto pagherò e cosa finisce là. Che da un lato è chiaro che è interessante perché ci consente di risparmiare per esempio su quella corsa, però dall'altro questo nasconde anche una nostra ritrosia nel stabilire una relazione col tassista che può essere anche conflittuale, lo sappiamo, no? Col tassista non sai mai come andrà a finire, però ripeto è un pezzo dell'esperienza urbana, crea aneddoti, crea racconto, crea storie. Ecco, l'applicazione ci toglie un po' di quella magia. Oppure racconta altre storie che non sappiamo ancora quali possono essere, ma al momento le storie sono tutte da inventare e forse è necessario essere un pochino più attenti alle relazioni con gli altri. Lei ha citato, a chiusura di questa conversazione, le pongo ancora una domanda, Giovanni, lei ha citato le librerie di quartiere. Come stanno oggi le librerie di quartiere? Perché sembra, per esempio, a Torino ci sono alcune librerie veramente molto attive, no? E in molte città c'è un'attività molto forte. Sono solo degli esempi sporadici oppure sono un sintomo di qualche cosa che si sta sedimentando e quindi dà aria nuova ai quartieri?
Ma secondo me c'è una polarizzazione dell'offerta libraria. Cioè, da un lato c'è stata la grande massificazione generalista delle biblioteche e delle librerie che erano legate anche alla grande distribuzione. Penso a Feltrinelli, penso a Mondadori, penso a Coop e poi penso ad Amazon, che in qualche misura è una sorta di colossale Mondadori, Coop e Feltrinelli su scala globale. E quelle hanno fagocitato e hanno distrutto una parte del settore delle piccole librerie generaliste di quartiere, e quelle sono letteralmente quasi tutte morte. Per rispondere a questa crisi qua, in maniera molto intelligente, molto forte, molti librai di quartiere hanno puntato sulla specializzazione, quindi sono sia rifiorite un po' di librerie di settore, i libri d'arte, certi libri antiquari, ma librerie specializzate, che chiaramente quelle mettono insieme un gruppo di lettori che non è interessato ad Amazon, che comunque non si rifornisce lì, oppure, e questa forse è la parte più interessante, una serie di librai che hanno recuperato il senso e hanno investito tantissimo sul senso dell'impegno personale nella promozione libraria e che organizzano eventi di presentazione, discussione, in qualche maniera si mettono a nutrire appunto quella relazione tra pubblici, urbani e libro. Allora, chi ha fatto questo gioco qua? Su Torino penso chiaramente c'è una libreria di, insomma, non faccio più pubblicità, ma perché... No, no, prego, la vogliamo conoscere, perché mi sembra anche ovvio che non è una pubblicità, ma è un'informazione di servizio importante. Qual è? Certo, la libreria Trebisonda San Salvario... Molto nota Trebisonda. Ha fatto assolutamente questo lavoro qui, cioè si impegna la libraria, si impegna giornalmente, tutto l'anno, da anni, a proporre un'offerta culturale che non è la vendita del libro, c'è anche quello ovviamente che è il core business della libreria, ma è incontri con gli autori, è discussioni, e a quel punto la libreria non diventa semplicemente un'offerta commerciale, ma è un'offerta culturale a senso pieno. Allora quel tipo di librerie là, però con un grandissimo impegno, voglio dire, la libraia che conosco bene, la Trebisonda, ci lavora tutto l'anno, tutto il giorno, senza requie. Ecco. Allora, con quel tipo di impegno, di impegno personale, quella libreria sta bene, sopravvive. Invece la libreria tradizionale, generalista, che vendeva soprattutto sotto Natale, in fase di strenne, quella è morta. La libreria Trevisano, ricordiamo, in piena zona San Salvario, in via Sant'Anselmo, se non ricordo male, nella via dei ristoranti, e la libreria è veramente una libreria d'angolo, se non ricordo male, la Trebisonda, ed è veramente un punto culturale di bella attenzione. Intanto noi ringraziamo Giovanni Semi del tempo che ci ha dedicato, partendo dal forum della lettura e passando per Gentrification. Grazie ancora e buona giornata, Giovanni Semi. Grazie a tutti voi, buona giornata.